eccoci qua, nuova puntata di Sotto Rete. Tra l'altro sono tornata nonostante la scorsa settimana che non sono riuscita a fare compagnia al nostro, che presento subito, Lorenzo Agnelli. Buonasera, ci sono sempre. Lui è il fedelissimo di Sotto Rete, anche perché senza di lui questa trasmissione non avrebbe senso, perché ci dà sempre grande manforte con tutte le sue grafiche che prepara la notte. Ormai lo sappiamo, lo sappiamo, Lorenzo è quello che prepara la grafica di notte, infatti partiamo proprio da quelle. Ma prima presentiamo i nostri ospiti. È venuto a trovarci, eravamo molto sorpresi perché non era mai venuto in questi anni, Luigi Panella del settore giovanile delle Mavillas Siena, anche Mavillas Cus Siena, ma non solo, quindi buonasera. Buonasera. E poi abbiamo Michael Zanni, invece palleggiatore delle Mavillas Siena. Buonasera a tutti. Lorenzo, a te. Partiamo subito con le grafiche, ovviamente quelle relative alla scorsa giornata di campionato. Ne abbiamo parlato già ovviamente a lunedì del volley, una giornata molto positiva perché l'Emma Villas torna a vincere in maniera molto netta in casa 3-0 contro Ortona, quindi una di quelle squadre insomma veramente ottime di questo campionato di A2. Ce ne sono diverse, ma in modo particolare Ortona, perché era in quarta posizione, era proprio un match che comunque odorava già di playoff fra virgolette, diciamo così, e quindi una vittoria nettissima, parziali netti, quindi una bella vittoria in casa che fa ben sperare per il futuro. Però guardiamo anche gli altri risultati, perché insieme all'Emma Villas e a Ortona hanno giocato anche in questa giornata due squadre, anche loro diciamo un po' anche questo un sapore di playoff, cioè la BCC Castellana Grotte contro Bergamo, e Bergamo, questa Olimpia Bergamo incredibile che abbiamo visto qualche settimana fa proprio qui a Siena, ha stravinto 3-0 contro la BCC Castellana Grotte a Castellana Grotte. Guardiamo anche gli altri risultati: Reggio Emilia perde in casa 3-0 contro Mondovì, Brescia che perde 3-2 contro la prossima avversaria dell'Emma Villas, vale a dire la Mater Domini di Castellana Grotte, Calci che torna a vincere per 3-0 contro Cantù, Lago Negro che perde in casa 3-0 contro Santa Croce. Classifica che ovviamente sorride all'Emma Villas su Bestiena, perché l'Emma Villas resta chiaramente saldamente in prima posizione a 41 punti, e con la sconfitta della BCC Castellana Grotte si amplia un po' il distacco dalla seconda, che adesso diventa Bergamo a 36 punti, terza BCC Castellana Grotte a 35 punti, quarta Ortona insieme a Calci a 32 punti, Santa Croce sesta a 26 punti, Brescia come Santa Croce in sesta posizione a 26 punti, Mater Domini Castellana Grotte 22 punti, Lago Negro 20 punti, Mondovì 18 punti e poi un po' un baratro, vale a dire Reggio Emilia e Cantù che chiudono a 9 punti. Ecco, prima di commentare la classifica con il nostro ospite, chiediamo, visto che ormai siamo abituati lunedì a fare quel bollettino medico con il direttore sportivo Fabio Mechini, come stai? Meglio, in settimana ho ripreso gli allenamenti, sto riprendendo, piano piano, gradualmente, sto riprendendo. Ecco, quindi classifica l'abbiamo vista, è andata bene anche la scorsa partita per l'Emma Villas Siena, era importante che quella partita andasse per il verso giusto e così è stato. Ecco, come commenti questo periodo? Noi ci siamo, ecco, è un periodo, abbiamo passato un periodo gennaio e febbraio molto difficile, con scontri diretti molto importanti, Coppa Italia e altri scontri diretti all'interno del campionato, e la vittoria contro Ortona è stata una bella vittoria, perché portare a casa 3 punti dopo un periodo stressante come questo è fondamentale, soprattutto per il proseguo del campionato, è veramente fondamentale. Vi aspettavate un po' questa Bergamo, estremamente una squadra veramente molto organizzata e veramente molto tosta, e quella forse abbiamo visto gioca un po' meglio rispetto alle altre? Sì, è attualmente la squadra più in forma, e ci aspettavamo che fosse una battaglia, ecco, è stata una battaglia, però potevamo fare quel qualcosa in più, assolutamente. È una squadra molto molto in forma e l'ha dimostrato anche la giornata scorsa battendo la BCC abbastanza facilmente. E quando si parla di battaglie non si può non parlare della Boy League, ne avevamo già parlato negli anni passati, quest'anno insomma è stata una vittoria importante quella contro Milano. Ecco, andiamo innanzitutto a spiegare di cosa si tratta la Boy League, che coinvolge i piccolissimi, ossia i pallavolisti del futuro, l'Under 14.
Sì, la Boy League è il torneo che viene organizzato dalla Lega Pallavolo di Serie A tra tutte le società che partecipano ai vari campionati di Serie A. Questo viene fatto, noi abbiamo partecipato con i nostri ragazzi under 14, siamo stati inseriti in un girone che ritenevamo piuttosto difficile contro realtà come quella di Milano e quella di Padova, storicamente importanti per tradizione, per preparazione, per sotto tutti gli aspetti delle realtà importanti dal punto di vista giovanile. Siamo riusciti a vincere le gare con Milano e questo ci ha dato la possibilità di poter accedere alla seconda fase, la seconda fase che si svolgerà nel weekend del 1° marzo, la sede dobbiamo ancora stabilire dove andremo a giocare, però ecco, siamo già, per noi è un risultato molto molto importante quello che abbiamo raggiunto. Anche perché in pochi anni siamo partiti da zero fondamentalmente e siamo arrivati veramente in una manciata di anni a già arrivare alla seconda fase, insomma, di questa Boy League. E noi siamo partiti 3 anni fa col settore giovanile a Siena. Sai chiaramente che noi veniamo da Chiusi, certo. Abbiamo una nostra tradizione giù, il settore giovanile continuiamo a svolgerlo ancora lì, facciamo 3 campionati a Chiusi, però abbiamo iniziato 3 stagioni fa a fare la pallavolo qui. Oggi facciamo tutti i campionati che la Federazione Pallavolo organizza, campionati giovanili organizza e promuove, noi ne prendiamo parte, partecipiamo con 12 formazioni ai vari campionati, compresa la C e la D che io inserisco nel gruppo del settore giovanile, insomma, ecco questo discorso. Ecco, voltiamo un attimo pagina, torniamo a parlare invece del campionato delle Mavillas Siena, abbiamo già detto la classifica, abbiamo già commentato il periodo, però visto che l'ultima partita che assaporava un po' di quella che sarà la parte successiva al campionato, cioè la partita contro Ortona, vederla da fuori, cosa hai notato da parte della squadra? Sicuramente siamo partiti molto bene fin dal primo set, in maniera aggressiva, con le nostre armi, e siamo riusciti a metterli da subito in difficoltà, comunque una squadra molto esperta, quarta in classifica, siamo riusciti fin da subito a imprimere il nostro gioco e ne siamo felici, da fuori una bella pallavolo. E invece da dentro al campo, perché comunque sia, ovviamente te sei, diciamo, il secondo palleggiatore, però in tantissime occasioni, quasi in tutte le partite sei stato schierato in campo, soprattutto in battuta, tra l'altro ricordiamo che a calci sei stato determinante, sì. Com'è, ecco, da viverla così, questo campionato? Comunque è un'emozione che è fortissima, perché stiamo facendo un campionato al vertice e entrare sempre anche in momenti decisivi, soprattutto momenti decisivi, esatto. È una fiducia che mi sta dando l'allenatore pazzesca, e è un'emozione sempre unica ogni volta che si entra, c'è sempre quella giusta tensione, ma comunque lavorando sempre tutti i giorni in palestra c'è anche quella giusta attenzione e sicurezza per poter far bene. E adesso, prima di voltare definitivamente pagina su quello che è il passato, anche perché ne abbiamo parlato già a sufficienza durante la nostra trasmissione lunedì del volley, adesso apriamoci al futuro, sia al prossimo match, ma prima gustiamoci le interviste nel post gara fatte a Sebastiano Milan e a Carmelo Gitto, poi un piccolo break pubblicitario e rientriamo. Sì, come hai detto tu, è una squadra temibile, una squadra che sta giocando molto bene. Abbiamo già iniziato a studiarli un po', è una squadra formata da giocatori molto esperti, sono tanti anni che comunque fanno campionati di Serie A, soprattutto ad alti livelli, quindi per noi sarà una partita molto impegnativa, anche perché loro in questo momento stanno esprimendo un'ottima pallavolo, quindi dobbiamo andare giù molto concentrati e cercare di esprimere una buona pallavolo. Certo, io penso la stessa cosa che ha detto Davide, cioè loro sono una squadra che comunque sia è in Serie A da diversi anni e siccome comunque sia ha dimostrato sempre di essere una squadra valida, restando comunque nella categoria, ora come ora sta giocando bene, quindi è una squadra che può tranquillamente metterci in difficoltà.
oltretutto c'è anche il fattore campo, che è un fattore che non è da mettere in discussione, perché il pubblico è praticamente un settimo giocatore in campo. Essere il più squadra possibile e cercare di giocare la pallavolo migliore che conosciamo. Sicuramente sappiamo benissimo, no, la forza di questa squadra. Noi dobbiamo cercare di fare bene il nostro, sappiamo che sarà difficile, come in ogni partita ci saranno dei momenti di difficoltà, e dobbiamo provare a rimanere più uniti possibile e a cercare di far bene il nostro e metterli in difficoltà. Non guardiamo e non pensiamo alla classifica, forse è un qualcosa che stiamo facendo sin dall'inizio ed è, penso che sia molto, molto importante. Pensiamo partita dopo partita, sappiamo benissimo le difficoltà che ogni domenica troviamo, perché contro Siena tutti quanti giocano al massimo e danno sempre quel qualcosa in più, quindi sappiamo bene le difficoltà a cui andiamo incontro in queste 5 giornate. La classifica è quella lì, però noi pensiamo domenica e partita dopo partita a cercare di migliorare, a lavorare bene durante le settimane e soprattutto di cercare di esprimere sempre una buona pallavolo. Certo, bisogna, noi non guardiamo mai la classifica e questo è vero, e soprattutto le partite bisogna viverle giornata per giornata senza guardare a fare pensieri riguardo a adesso mi salvo, se vinco questa, se vinco quest'altra, quant'altro. Quindi bisogna giocare partita per partita e alla fine si vedrà il risultato. Molte squadre, è capitato molte volte in cui squadre matematicamente potevano fare questo, fare quest'altro, alla fine non l'ha mai fatto, quindi diciamo che non guardare la classifica e pensare partita per partita è la cosa migliore che si può fare. Per me finora è stato un ottimo bilancio, per i prossimi 2-3 mesi spero di trovare un po' più di spazio, comunque sia trovare il mio spazio all'interno del campo, e a livello di squadra comunque sia spero il meglio, perché comunque sia per quello che stiamo facendo in allenamento e per come ci stiamo impegnando in partita, insomma, spero veramente il meglio. Quindi seconda parte, ormai siete abituati, nella seconda parte ci proiettiamo sul futuro e quindi ci proiettiamo su quelle che saranno le gare di questo weekend che sta per arrivare. Quindi Lorenzo, innanzitutto cosa ci dobbiamo aspettare per i padroni di casa, sia di Anostia, cioè qua che sono presenti nel nostro studio, sia per l'Ema Villas? Sarà ovviamente sarà un appuntamento in trasferta, l'abbiamo detto, l'Ema Villas andrà a giocare in un campo caldo, molto caldo, vale a dire a Castellana Grotte, al Palagrotte di Castellana Grotte contro la Mater Domini Castellana Grotte. Diciamo fra virgolette la Castellana Grotte che di media classifica, fra virgolette più debole tra le due Castellana Grotte, ma sappiamo bene che quando si va a giocare a Castellana Grotte è proprio tutto un altro campionato, perché c'è un calore e un tifo del pubblico che veramente complica moltissimo la gara per tutti gli ospiti che vanno al Palagrotte. Ma ovviamente in contemporanea si giocano altri match, un match anche da tenere sott'occhio, vale a dire Ortona contro l'altra Castellana Grotte, cioè la BCC Castellana Grotte, che è un match di alta classifica. Bergamo contro Reggio Emilia, quindi Bergamo avrà, diciamo, un passaggio un po' più semplice in questa settima giornata. Calci contro Brescia, un altro bel match. Cantù contro Santa Croce e Mondovì contro Lagonegro. Quindi, guardando anche le altre sfide, chiedo prima al nostro ospite responsabile del settore giovanile, anche perché è attento ad ogni partita dell'Ema Villas Siena, guardando anche le prossime sfide, se la regia ci aiuta e ci lascia per un attimo le grafiche, cosa ci dobbiamo aspettare? Ma intanto partiamo con questa sfida giù a Castellana Grotte in un campo che osticissimo, poi lo chiederemo anche notoriamente insomma abbastanza difficile, quindi però noi, io assisto a qualche allenamento, me ne rendo perfettamente conto della qualità del nostro gruppo e la classifica ne è testimone nella maniera più assoluta.
sono fermamente convinto che riusciremo a portare questa classifica fino in fondo. Infatti dovuti scongiuri, fate voi, però ecco, diciamo. No, siamo scaramantici, ormai lo diciamo ogni settimana. Noi però, non nominiamo mai nessuna parola. No, io lo nomino perché so quando vedo insomma la qualità fino a, cioè sicuramente Bergamo che è una realtà importante sui nostri, e si è visto, però noi abbiamo una squadra di alto livello. Dobbiamo ancora inserire questo nuovo ragazzo che è arrivato, gradualmente ritengo sta prendendo confidenza un po' con tutto l'ambiente e ritengo che sarà utilissimo nel proseguire il campionato per centrare il nostro obiettivo, diciamo. E quindi ecco, guardando gli altri, Bergamo si vede un po' più la diretta avversaria? Io ritengo di sì, che sia Bergamo la squadra più difficile da affrontare per noi. E Bergamo è una squadra completa, forte in tutti i reparti e quindi sarà veramente secondo me il nostro avversario principale. Bergamo è una squadra a battere dunque? Chiedo. Io ritengo di sì. Ce ne sono parecchie di squadre da battere, secondo me è un campionato di altissimo livello e anche la prossima partita che affronteremo è in una squadra che è davvero in una forma buonissima e sarà una partita tostissima. Anche perché vincere 3-2 a Brescia contro Brescia, insomma quella Brescia che contro quella Emma Villas aveva anche perso nel girone di andata, quindi veramente in una fase abbastanza in crescendo, sì, questa Castellana Grotte, poi in casa loro, c'è ovviamente da stare attenti, comunque sono sempre, questi 5 punti è importante portarseli avanti, perché insomma poi nei playoff è anche importante giocarsi più partite in casa, giusto? Certo, sicuramente, sono punti che ci fanno comodo, bisogna cercare di mantenere questo piccolo distacco proprio in vista dei playoff e in vista dell'opportunità di giocare più partite in casa e avere un'agevolazione in quelle che sono gli accoppiamenti. Certo. Ecco, stiamo vedendo le immagini della scorsa partita, ma in realtà questa domanda da una parte pensa al passato, dall'altra pensa già al futuro, ossia, anche se siamo scaramantici, insomma l'abbiamo detto più volte, non parliamo di promozione in Superlega, non nominiamo la parola playoff ancora, però chiaramente la classifica, come diceva Lorenzo, vi vede molto più avanti rispetto alla seconda, chiaramente ci sono comunque ancora tante sfide, però per quanto riguarda anche l'approccio che avete sia con le prossime gare, ma anche che il coach ha con voi, cosa si respira? Ma adesso c'è molta sicurezza comunque nei nostri mezzi, però sappiamo che saranno tutte partite toste e difficili fino alla all'ultima partita, ci sarà da vedere perché le stiamo affrontando e le stiamo preparando con il massimo rispetto per ciascuna squadra e con la dovuta preparazione. Vedremo. Vedremo giustamente, passo passo, anche perché si è detto che quest'anno veramente basso profilo e una partita alla volta. Invece chiedo a Luigi Banella, quest'anno come si è costruita questa squadra? Ovviamente è cambiata totalmente rispetto all'anno scorso per ovvie ragioni, l'anno scorso era un campionato differente, siamo quindi tornati in A2, ma è una squadra che comunque sembra aver ritrovato un po' di entusiasmo. Sì certo, sicuramente è una squadra che è piena di entusiasmo, vuoi la mano del tecnico nuovo, tante altre situazioni, però è una squadra ben amalgamata, è una squadra determinata, una squadra che ha voglia di centrare l'obiettivo e di raggiungere risultati importanti. Si cede un attimo di categoria, se Lorenzo me lo permette, certo, andiamo direttamente alla Serie C maschile, che comunque insomma la segue attentamente anche il nostro ospite. Prima di tuffarci in quelli che sono i risultati, le classifiche, un commento generale. Ma questo campionato di C, almeno da quello che abbiamo visto la prima parte del campionato, in questo girone di andata, ha messo in evidenza che la lotta è ristretta a 5 squadre che sono di un livello abbastanza importante, fra le quali ci siamo anche noi, e di queste 5 dovranno prendere i 4 posti che poi sono necessari per partecipare ai playoff. Speriamo di poter entrare fra questi 4,
vediamo un po'. Ecco, com'è andata la settimana a questo punto? Prima di andare a vedere quelli che sono i risultati del campionato di Serie B2, ormai siamo dentro al tema, all'argomento, parliamo della Serie C maschile. Com'è andata la settimana? È andata bene, come ha detto giustamente Luigi Baniella, è ripartito il campionato, perché siamo ripartiti con il campionato del girone di ritorno, e quindi Lema Villas Cus Siena è andata a giocare in trasferta contro la GRM Infisti Club Arezzo, vincendo in trasferta anche qui in un campo sempre abbastanza caldo per 3-1, mentre l'altra squadra, chiaramente non ce la dimentichiamo, senese, cioè l'Elza Volley, ha vinto 3-0 contro la polisportiva Remo Masi, sempre fuori casa. Classifica quindi che ovviamente conferma quello che ha detto Luigi Baniella, vale a dire che Lema Villas Cus Siena è in seconda posizione, ad un punto soltanto dalla prima, che è il Volley Prato, che ha 30 punti, mentre il Lema Villas Cus Siena in seconda posizione ha 29 punti, e l'Elza Volley invece è in sesta posizione a 26 punti, mi risulterebbe, la grafica credo che sia sbagliata, e comunque sì, ecco, Lema Villas Cus Siena in seconda posizione a 29 punti. Quindi seconda posizione, un punto dalla prima classifica, quindi ancora ampia speranza per la riconquista del primo posto, giusto? Beh, ora ancora ci siamo, sono altre 12 partite, esatto. Quindi voglio dire, è tutto da giocare, cioè siamo nel giro di 3-4 punti, mi sembra, siamo tutte le 5 squadre, sì. Quindi è completamente aperto. L'obiettivo resta quello dello scorso anno, ossia la promozione. L'obiettivo intanto è quello di prendere parte ai playoff, poi quello che viene. La parola della puntata di oggi, vedremo. È troppo lontano. Esatto, ancora è presto per parlare sia di playoff da una parte o dall'altra. Adesso soffiamoci invece del campionato di Serie B2. Serie B2 purtroppo non molto positivo per le due squadre senesi, continua, diciamo, il momento negativo del Convergenze Cus Siena, che era partito bene in questo campionato di B2, invece si è un po' fermato per problemi fisici, qualche infortunio purtroppo, quindi un po' di sfortuna, e quindi con questa ripartenza nel girone di ritorno purtroppo arriva l'ennesima sconfitta, una sconfitta pesante per 3-0 fuori casa contro il Momanderlini Modena, e sconfitta anche però per la Vit Chiusi purtroppo in casa per 3-2 contro la Rinascita il Bisonte Firenze. Classifica quindi che vede scendere quindi anche il Convergenze Cus Siena nella zona delle ultime quattro squadre, vale a dire la zona purtroppo retrocessione, e quindi quart'ultima posizione, undicesima posizione per il Convergenze Cus Siena a 16 punti, mentre acquista un punto soltanto ma rimane in penultima posizione la Vit Chiusi. Ci resta da osservare adesso invece due campionati, sia quello della Serie D femminile e quello della Serie D maschile. Da cosa partiamo? Femminile. Serie D femminile, vediamo. È lo stesso, comunque Serie D femminile, mi piace parlare di Serie D femminile perché c'è veramente una grande protagonista, tutte le settimane lo diciamo, e continua a stupirci perché sta veramente inanellando tantissimi risultati positivi, vale a dire la polisportiva La Bulletta, che vince anche in questo weekend, e anche in questo weekend per 3-0 contro il Valdarno Insieme, mentre non è andata bene per la Menzana, che perde 3-1 contro il Sieci Nuova Volley. Vince la Virtus Pallavolo Poggibonsi 3-0 contro la SD Cortona Volley, e infine perde soltanto al tie break la PGS Pietro Larghi, quindi 3-2 contro la GS Pallavolo di Borgo San Lorenzo. Classifica quindi netta, classifica unplane vero e proprio per il Volley La Bulletta, che chiaramente dopo 14 giornate è a 42 punti in solitaria, più 6 rispetto alla seconda. Quinta posizione per la Virtus Pallavolo Poggibonsi a 21 punti, nona posizione per la Menzana a 17 punti, e chiude, diciamo, il gruppo delle senesi la PGS Pietro Larghi in terz'ultima posizione a 12 punti. E adesso Serie D maschile, poi torniamo a parlare di Lema Villas Siena, chiaramente lo dico a tutti i nostri telespettatori, sì. Fra pochissimi minuti torniamo a parlare della sfida contro la Mater Domini, Serie D maschile. Sì, chiudiamo questa carrellata di grafiche, che ovviamente ultima serie, la Serie D maschile, tra l'altro vede protagonista un'altra Lema Villas, cioè i giovanissimi di Chiusi, Lema Villas Vit Chiusi, che in questa scorsa giornata hanno riposato, perché ricordiamo che la Serie D maschile è iniziata più tardi ed è un campionato dispari di 11 squadre, quindi in questa giornata ha riposato l'Emma Villas Vit Chiusi, mentre
La seconda senese, vale a dire la squadra della SD Polisportiva Sinalonga, ha perso 3-0 contro il Monte Bianco Volley. Classifica, diciamo a metà classifica troviamo entrambe le due senesi, in sesta posizione i giovanissimi dell'Emma Villas Vit chiusi a 15 punti e in settima posizione subito sotto la Polisportiva a Sinalonga a 13 punti. Ecco, abbiamo poco tempo per questa parte relativa al futuro, ma una domanda dobbiamo farla visto che è il nostro responsabile del settore giovanile dell'Emma Villas. Abbiamo visto anche il campionato in serie maschile, un bilancio su invece questi ragazzi? Ma il bilancio è soltanto positivo, abbiamo preso parte, come dicevo, a un'infinità di campionati, 12 ritengo, con tutti i nostri settori giovanili. L'impegno sicuramente è importante sia per noi che lo organizziamo, ma per i ragazzi, per i tecnici e anche per i genitori che ci danno una mano fondamentale per questo risultato. I risultati noi siamo convinti che sono abbastanza buoni, non è che noi guardiamo essenzialmente a questo risultato tecnico. L'obiettivo è la crescita, come esatto. Aveva detto anche il direttore sportivo Mechini. In questi 3 anni abbiamo lavorato in maniera concreta, a mio avviso, siamo partiti da zero, oggi abbiamo 70 ragazzi che fanno pallavolo a Siena. Ed è già un risultato. Quindi diciamo, può essere soltanto che una cosa positiva. E quindi adesso, prima di chiudere e di andare a scoprire quali sono le foto che ci ha portato il nostro ospite, abbiamo intervistato questo pomeriggio durante la conferenza stampa altri due giocatori, ossia il libero Marra e il giocatore Lucconi, proprio a riguardo non solo della settimana passata ma anche di quella che sarà il prossimo impegno. Un'ultima domanda al nostro ospite: a livello tecnico abbiamo, insomma, la Mater Domini abbiamo più volte nominata, insomma squadra che nonostante la classifica bisogna comunque stare attenti, cosa ci sarà da temere di più? Ma sicuramente hanno un reparto che è molto forte, che è quello dei centrali, e l'opposto, Castaniga, in una grandissima e splendida forma. Queste due accortezze dobbiamo tenerle in una squadra che sta giocando veramente bene. Bene, quindi ringraziamo il nostro ospite Luigi Banella per essere stato qua con noi, grazie mille. Grazie a voi. Grazie anche al nostro Renzo Agnelli che ritroveremo, anzi che ci sono anche io lunedì con il lunedì del volley. E invece adesso resteremo da soli insieme al nostro giocatore Zanni per scoprire quali sono le foto che ci ha portato. Eccoci qua, siamo rimasti in due, domanda d'obbligo che ormai facciamo sempre durante questa parte, ossia quando hai iniziato a giocare a pallavolo? Ho iniziato a giocare a pallavolo in prima media, è una società piccola delle mie zone modenesi e poi dopo ci sono stati vari cambi fino ad arrivare alle giovanili di Modena. Ecco, Modena infatti abbiamo anche nominato adesso, in realtà importante, forse è stato anche quello che ti ha aiutato e ti ha spinto poi anche a prendere in mano questo pallone. Beh, sicuramente, i miei genitori sono appassionati di pallavolo, hanno sempre seguito la Serie A di Modena e di conseguenza anch'io un po' mi sono appassionato. Modena, che tra l'altro io un po' ho spoilerato quelle che sono state le foto che hai portato, un po' me le sono viste, però chiaramente voi ancora no, quindi gustiamoci. Guardiamo la prima foto che si collega però con quello che hai detto. Eccola qua, la vediamo, eccola qua, che foto è? E questa è una foto dell'anno scorso dove ho avuto la possibilità di fare anche questa esperienza da allenatore. Come ti sei trovato? Benissimo, allenatore? Benissimo, infatti mi sono veramente trovato bene con un gruppo di ragazzi fantastici, la prima allenatrice anche lei fantastica, mi hanno fatto sentire a casa proprio nella giovanile dove sono cresciuto anch'io, e vedere loro al mio posto e provare ad aiutarli nei fondamentali, tattica, tecnica e tutto è stato veramente soddisfacente. Quindi stai pensando, ci hai pensato oppure ancora un pensiero da archiviare e da considerare dopo, che quando poi ci sarà un futuro da allenatore oppure no? Chissà, però l'esperienza dell'anno scorso mi ha fatto capire che forse è la mia strada. Vediamo anche la seconda foto, che resta però nello stesso ambito, perché non si stacca da quella maglia, eccola qua. Ecco, questa qua è il più grande trofeo, diciamo, che abbiamo vinto a livello giovanile con anche questo gruppo fantastico. Ti riconosciamo, in mezzo al numero 5. Eccolo qua, eccolo qua.
uno staff fantastico, giocatori fantastici, siamo tutti rimasti amici dopo. Questa è stata nella stagione 2015-2016 la Junior League. Abbiamo vinto la Junior League dopo un percorso fantastico, è stata veramente un'emozione bellissima. Veramente bellissimo, dopo tanti sacrifici durante il campionato, anche precedente, tutti gli altri anni, era un team, abbiamo giocato assieme per 3 anni, abbiamo formato uno spirito di squadra eccezionale. E sicuramente un'altra emozione è quella che si vede, si legge dall'ultima foto che ha portato, vediamola. Un'emozione immagino grandissima. Ecco, questa parla da sola. Questa è stata la Supercoppa del 2016 e io ero ancora nelle giovanili, ho fatto tutta la preparazione ho avuto la possibilità di fare la preparazione con la Serie A e partecipare alla Supercoppa e alle prime 2 partite di campionato. Parla da sola, è davvero giocare al fianco di tutti questi grandissimi campioni. Ecco, cosa ti porti dietro da questa esperienza? Tanto dal punto di vista personale, gli allenatori anche in quel momento mi hanno dato veramente tanto, i giocatori sempre pronti e disponibili a darmi il loro consiglio, è qualcosa, si fa fatica anche a spiegare. Poi l'emozione che sto vivendo anche quest'anno, ogni anno se si vive così è veramente bello. E questo è anche il bello poi di chi fa del proprio lavoro la propria passione, ossia il proprio sport. Grazie mille al nostro ospite per essere stato grazie qua con noi, grazie anche a voi che ci avete seguito fino adesso. È inutile ricordare i nostri appuntamenti perché ormai li sapete a memoria, quindi vi ricordo solo l'appuntamento con Sottorete, ossia alle 21 giovedì prossimo, come sempre, per parlare di volley. Grazie mille ancora.